Oggi un video un po' chiacchiericcio, cosa ne penso, cosa è successo dopo questi 3 anni di YouTube. Se tu sei nuovo su questo canale, io sono Barbara, ho 51 anni e 3 anni fa ho aperto questo canale che parla di come rendere easy la propria vita. Oggi vi racconto com'è andata, cosa è successo, cosa ne penso e rispondo a tutte le domande che mi avete fatto. Ho segnato un po' di domande e vi racconto. Allora, iniziamo con la prima domanda. La prima domanda è: il tuo lavoro è solo YouTube? Allora, il mio lavoro è diventato YouTube perché 3 anni fa in realtà è iniziata per gioco. È iniziata come una sfida con me stessa. Perché? Perché stavo attraversando un periodo davvero di molte domande e poche risposte. E quindi mi sono voluta mettere in gioco, mi sono voluta mettere in discussione e ho voluto vedere quanto io riuscissi con la mia tenacia, con la mia autodisciplina a raggiungere degli obiettivi. Questa è stata un'idea così lanciata, così successiva al fatto che io cercavo di condividere sempre la mia esperienza riguardo al mio modo di essere molto pragmatica, molto pratica, molto penso una cosa e la faccio, decido come farlo, progetto come farlo, attuo come farlo e quindi volevo condividere questo mio modo di gestire le cose, che per me, diciamo, è abbastanza facile, ma vedo che invece per tanti non lo è, e volevo vedere se questo attecchiva, se le persone erano interessate a sapere come si poteva avere una vita easy. All'inizio il canale doveva essere un canale di recensioni, tant'è che voi non so se percepite il mio entusiasmo quando faccio le recensioni, perché mi piace fare le recensioni, perché recensisco soltanto quello che ritengo valido e meritevole di essere condiviso. E ora arriviamo come. Il mio canale si fonda su valori perneati, sulla credibilità e sulla fiducia. Tant'è che in questa community meravigliosa raramente ci sono dei messaggi o dei commenti, come dire, discutibili. A volte sì, perché? Però è raro, qua non attecchiscono molto bene perché il canale non si presta molto a polemiche, ma questo succede in tutti i canali. YouTube è un grandissimo mare, le persone dietro la tastiera si sentono più forti di dire ciò che di persona non ti direbbero mai e quindi magari qualcuno a volte si lascia andare, ma ha poca strada qua. Ora parliamo anche di questi personaggi. E quindi il mio lavoro, dopo un poco, questi video iniziavano ad andar bene e, una cosa tira l'altra ed è diventato assolutamente il mio lavoro. Ed è un lavoro che assorbe davvero tanto tempo, perché non si limita soltanto alla registrazione di un video. Tra l'altro io non ho neanche un posto dedicato, quindi prima di registrare dei video c'è tutto un prima, c'è tutto un dopo, insomma. L'altra domanda è: come hai fatto in 3 anni a raggiungere circa 50.000 iscritti? Allora, io non ho né la bacchetta magica, né ho adottato delle strategie, né ho adottato delle tecniche. Secondo me il segreto, che non è un segreto, che secondo me è l'unica via, io mi metto dall'altro lato. Cosa cerco in un video YouTube? Ci sono delle persone che cercano compagnia, ci sono delle persone che vogliono distrarsi, ci sono delle persone che vogliono entrare nella vita degli altri. Io personalmente, quando guardo un video, è perché cerco qualcosa. E quando spengo e quando il video è terminato, quello che io desidero è quello di sentirmi con una cosa in più. Io so qualcosa in più, ho imparato qualcosa, ho riflettuto su qualcosa, quel video mi ha portato a fare delle riflessioni, a fare delle considerazioni, a generare delle idee che magari domani metterò in pratica, oppure era fortemente stimolante, fortemente motivante.
oppure deve avermi insegnato qualcosa. Come si fa questo, come si fa quest'altro? Un tutorial. Quindi, fondamentalmente per me, un canale che ha successo è un canale che alla fine del video ti lascia qualcosa. E ho voluto improntare il mio canale proprio su questo, cioè le mie recensioni sono semplici, ma sono chiare, sono trasparenti e sono facili da capire, nel senso che comunque quando io faccio una recensione spiego e spiego come vorrei che qualcuno spiegasse a me, quindi senza troppi tecnicismi, senza troppe cose elaborate, ma come un'amica che ho accanto che mi dice: allora, la scopa elettrica, guarda, per farla funzionare fai così, questo serve a questo, quali sono i pro e quali sono i contro, ecco questo, il Galeazzi della situazione. Se volete un canale di recensione, Galeazzi per me è il top. Poi, quindi, per me il segreto fondamentale di un canale YouTube è questo: lasciare qualcosa a chi ti guarda, e quel qualcuno che ti guarda la volta dopo sarà tendenzialmente e naturalmente portato a vedere un altro tuo video, perché magari è un altro argomento che gli interessa e vuole sapere di più. Ecco, cerco sempre di trovare degli argomenti e delle e dei video che possano arricchire in un certo qual modo ognuno nel suo settore, e sicuramente non bisogna perdere il focus. Una cosa fondamentale in un canale YouTube è avere un focus, cioè avere un macro argomento all'interno del quale tutto deve essere convogliato. Il mio macro argomento è rendere la vita easy, quindi qua parliamo sia di un elettrodomestico che ti rende la vita easy, ma anche di un modo di pensare che ti rende la vita easy. E tutto è all'interno di questo canale. È faticoso? Sì, è faticoso, perché comunque quando tu hai un video pensato, ideato, strutturato, scritto, elaborato, devi trovare anche un modo di raccontarlo in modo semplice, in modo fluido, in modo in cui le persone non si annoiano, e quindi questo richiede impegno. Poi c'è tutto l'impegno strutturale, quindi macchina fotografica, telecamera, registrare, editare, pubblicare, insomma tutta una serie di cose che sono un contorno. Se non c'è il contenuto, il contorno ha poco motivo di esserci. E quindi sì, è faticoso, prende tanto tempo. Prende tanto tempo anche rispondere a tutti i messaggi, perché fare un video per poi non rispondere ai messaggi e ai commenti sotto, io finché posso e finché potrò lo farò. Diciamo che bisogna essere presenti, bisogna sentire la community, deve sentirsi accolta, deve sentirsi seguita. Poi c'è una domanda: perché non ci parli mai della parte tua privata, della vita privata? Perché... so che non è una direzione, come dire, positiva, perché parlando della propria vita privata poi si darebbe l'autorizzazione alle persone di incuriosirsi e di chiedere e di, come dire, piano piano, quasi dice camminutedda, infilarsi nella tua vita, magari anche con i commenti, e questo per me è assolutamente fuori dal mio obiettivo. Non voglio questo, e quindi non ho mai parlato, se non per esempio che mio marito passa l'aspirapolvere dopo cena, o che facciamo la camminata veloce, quindi è nel video della camminata veloce, ma perché sto condividendo una mia attività easy e importante. Un'altra domanda è: se tu segui dei canali, quali sono, e se pensi che i canali YouTube possono collaborare? Allora, seguo pochissimi canali, forse nella mia lista delle iscrizioni ci sono 20 o 30 canali più o meno, e sono tutti canali che mi insegnano qualcosa o che mi lasciano, mi inducono a riflettere argomenti differenti, come usare al meglio un software oppure come imparare a fare qualcosa. Devo dire che ho poco tempo per guardare i video. Mi succede magari la sera, ogni tanto, quando voglio veramente staccare, se c'è qualche video che mi incuriosisce, magari di qualche youtuber italiana, la vedo. La collaborazione fra youtuber è una grandissima utopia.
a meno che non sono due persone molto intelligenti e non sono due persone veramente consapevoli del fatto che io non tolgo niente a te e tu non togli niente a me. Mi è capitato tante volte, ma poi, come dire, l'atteggiamento non è quello giusto. Ecco, raramente mi è capitato di avere l'opportunità di una bella collaborazione. Ecco, finora non mi è mai capitato di avere una vera collaborazione tra due canali simili, ecco, perché secondo me si deve collaborare tra canali simili. E poi, un'altra domanda è quella più comune, perché le persone vogliono sapere come si guadagna con YouTube. Allora, con YouTube si guadagna con le visualizzazioni, però YouTube è veramente, come dire, un grandissimo braccino corto, perché ora non mi ricordo quanto sia la stima, però per migliaia di visualizzazioni si parla di pochi euro. Quindi guadagnare con YouTube, guadagnare molto con YouTube è veramente, bisogna avere un canalone, un grande canalone con grandissime visualizzazioni. Oltre alle visualizzazioni si può guadagnare con le aziende, che una volta che tu hai un grande canale superato i 10.000 iscritti, ti iniziano a contattare. E cosa succede? Ti contattano dicendoti: noi ti inviamo un prodotto gratis e tu lo mostri. Ora, i piccoli canali, ed è capitato anche a me, sono disposti ad accettare dei prodotti, anche dei piccoli gadget. E fin quando, e questa è la cosa che crescendo, quando cresce il canale, poi impari che questa non è la cosa giusta. Però fin quando ci sarà qualcuno che accetterà di avere 4 cosmetici, 4, ed è capitato anche a me in prima persona di accettare cose del genere, poi mi sono svegliata e ho detto: non funziona così. Spendo tanto tempo, spendo tanta energia, do tanta visibilità a queste aziende che furbamente hanno capito che invece di pagare la pubblicità su YouTube, che ha un suo costo, possono avere lo stesso risultato con un video gratis con le youtuber che si prestano, e quindi ho iniziato a dire i miei no. Al momento collaboro soltanto con aziende di fiducia che so che hanno ottimi prodotti, che ovviamente mi pagano per condividere il loro prodotto, perché ragazzi è uno scambio di servizi, funziona così. In televisione le aziende pagano per fare la pubblicità e sono pubblicità ben fatte. Apriamo e chiudiamo una parentesi, mi fanno ridere quelle persone che si indispettiscono perché noi da questo lato veniamo pagati. Allora la domanda sorge spontanea: ma tu hai lavorato mai gratis? Ma tu hai lavorato mai senza percepire uno stipendio? Se lo hai fatto, perché lo hai fatto? Cioè, la domanda è questa: chi è disposto a lavorare gratis? Perché questo è un lavoro a tutti gli effetti. Quando uno impegna il proprio tempo, le proprie energie, il proprio spazio, togliendolo alla propria vita, quello si chiama lavoro. Si fornisce un servizio e in cambio si ha del denaro. Questo, diciamo, mi pare che è chiaro nel mondo del lavoro. Non vedo perché non debba essere chiaro nel mondo di YouTube. E quindi, quando, diciamo, si fa polemica su questo aspetto, fatevi questa domanda: ma io lavorerei gratis? Io no, sinceramente. Quindi chi vi dice faccio YouTube per passione, mente. Detto questo, le collaborazioni sono importantissime perché io ho scoperto dei prodotti meravigliosi con le collaborazioni. Ho scoperto la mia lavapavimenti che non avrei scoperto mai e che è stata la mia prima collaborazione con la Tineco. Ed è stato meraviglioso perché ho scoperto un prodotto che mi ha rivoluzionato la pulizia della casa. Quindi per me le collaborazioni sono un'opportunità. È ovvio che mi faccio pagare ed è giusto così, doveroso per la propria autostima, doveroso per la propria dignità, doveroso per il proprio tempo. Il riscontro positivo delle collaborazioni viene da voi che mi ringraziate perché avete scoperto dei prodotti meravigliosi, che mi ringraziate perché avete scoperto la scopa elettrica dei vostri sogni. O ora, la friggitrice ad aria, per esempio. Ecco, quindi le collaborazioni su YouTube sono importanti, ma devono essere ben gestite. E sono
sono una fonte di guadagno insieme alle visualizzazioni. Un'altra fonte di guadagno sono le affiliazioni, e quindi suggerire un prodotto e percepire un percentuale da quella vendita senza che il prezzo venga cambiato. Oltre alle visualizzazioni, ovviamente ci sono anche altre fonti di guadagno, una delle quali, per esempio, sono tutti i prodotti che io nel tempo ho pubblicato, le mie agende, il mio diario della gratitudine, i libri per il mandala. Questi sono prodotti fisici che stampa Amazon, sui quali io prendo una piccola parte, perché Amazon si prende il grande grande. Però che hanno preso 6 mesi, 8 mesi di lavoro, perché, come vi dicevo, queste sono completamente ideate da me, progettate e impaginate. Questo, come tanti altri progetti che ho in mente, perché ho in mente un progetto di una vita easy in pillole, è un modo di mettere su carta quello che magari voi vedete su YouTube, poi dimenticate, poi non dovete andare a guardare di nuovo il video. Invece qua avete una guida proprio passo passo per alcuni argomenti dedicati. Qui ce ne sono 12, perché 12 sono i mesi dell'anno, ma nel prossimo manuale ne metterò tanti, tutti quelli che ci sono stati nell'agenda più tanti altri, e questa è un'idea di cui vi parlerò quando prenderà concretezza. Cosa mi sento di dire a chi mi chiede ne vale la pena? Allora, ne vale la pena se si ha costanza, ne vale la pena se si ha una direzione, ne vale la pena se si ha autodisciplina. Se invece dopo, bisogna darsi del tempo, se dopo un anno non si raggiungono dei risultati, bisogna chiedersi il perché, e quindi decidere di cambiare rotta oppure di fare marcia indietro, perché non sempre quello che decidiamo ha una direzione, porta nella direzione giusta. Magari tante prove nella mia vita ho fatto, molte fallimentari, poche di successo. Questa è stata una prova che mi ha dato grande soddisfazione, e voi mi date grande soddisfazione, perché i vostri riscontri, quello che mi scrivete nei messaggi diretti con la newsletter, anzi qua sotto vi metto il link per iscrivervi alla newsletter che mando oramai un po' più raramente, e per scaricare la mia guida gratuita. È un lavoro, come dire, che si gestisce in autonomia, che prende moltissimo tempo, soprattutto mentale, perché tante volte mentre che io mi sto per addormentare mi viene un'idea, dato che la memoria vacilla, mi devo alzare, scrivere quell'idea, perché sennò l'indomani mattina non l'avrei. Quindi non è un lavoro che è arrivato alle 5 del pomeriggio, si stacca e poi si ricomincia il giorno dopo. È, come dire, gestibile perché è autonomo, ma è anche impegnativo dal punto di vista mentale. E quindi questo è il mio dietro le quinte di YouTube. Cosa faccio? Come la penso? Qual è la mia direzione? Quali sono i miei consigli? E se è qualcosa su cui investire il proprio tempo. A voi le conclusioni. Io come sempre ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine, e noi ci vediamo al prossimo video.